Ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo alla Fiera di Roma, a Roma incontra l'Oriente, alla Fiera dell'Oriente. Questo perché? Perché ragazzi, oggi mi vedete soprattutto vestito così conciato, perché c'è qui anche per la prima volta una piccola gara cosplay, tra cui ci sono anche io. Vi faccio vedere anche cosa c'è qui alla Fiera dell'Oriente. Ovviamente non prima che, come al solito, già lo sapete ragazzi, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte cose che dovete fare sempre. Dai, mi pare che mi sia stato un po' a squagliare il trucco, me devo un po' dare una sistemata, però mo andiamo a vedere che c'è alla Fiera dell'Oriente. Allora ragazzi, iniziamo qua dai tappeti. Qui, se vi volete da una sgranchita, una rilassata, vi mettete qua sopra i tappeti e vestate così. Allora inizia, ci stanno pure i cammelli, invece sta il cammelli, quello che fa, oppure il caffè nella sabbia. Ragazzi, vedete il caffè nella sabbia, ora vi faccio vedere. Se non l'avete mai visto il caffè nella sabbia, questo è una delle tradizioni, credo marocchine, non lo so. Se vedete, questo mette il caffè, mo vi faccio vedere, fa il caffè nella sabbia, tiè. Guardate, mo che sto dentro e poi lo fa. Poi invece ci stanno pure i cammelli, poi il cammello paga, prima pagare cammello volare, no, non è così, però va bene, la foto col cammello, vedi, prima pagare poi foto cammello, e così. E poi vediamo cos'altro c'è. Questo è giusto all'inizio, oggi vi faccio vedere giusto qualcosina, poi raga dovete venire, non è che vi posso far vedere tutto io, insomma. Quindi vediamo, qua c'è sta pure il bubble tea, c'è sta, vabbè, quello sta un po' dovunque, diciamo. E poi entriamo dentro al primo padiglione. Allora, entrando nel primo padiglione, ci stanno i samurai, i samurai. Questo è il padiglione del Giappone. Poi andiamo avanti, che c'è sta, queste sono le stampe, i disegni. Qui ci sta gli altri tappetini che fanno, vedi, lo zen. Bello, noi come ci sta, vedi, poi ci sta pure la casa giapponese, vedete, tutte le samurai giapponese. Peccato che non ci si può passare, non so cosa c'è scritto, però peccato che non ci si può passare. Vabbè, queste sono le ambientazioni giapponesi con i relativi outfit. Cioè, se vuoi entrare nella casa giapponese, te metti uno di questi outfit ed entri. No, forse, raga, non lo so, non credo funzioni così, però questo mi pare molto Demon Slayer, può essere? No, questo che mi sbaglio. Vabbè, andiamo avanti, vediamo cos'altro ci sta qui al padiglione 9. Questo è il padiglione nuovo, ambientato a zona orientale, tutta roba orientale giapponese. Qui c'è sta il Doberman, no, non è un Doberman, è un cagnolone con questi che sono, questi sono i dollari anime. Vediamo se c'è sta qualcosa inerente come a me, come a Buggy, ma non lo so, non credo, ragazzi. Insomma, questi sono tutti i soldi, e voi quanto valete? Buggy non c'è, non mi pare di averlo visto. Se c'è sta, mo pio, se c'è sta, mo pio, ma non credo. Poi andiamo avanti, questa è sempre l'ambientazione giapponese. Vediamo, questo è un kimono? No, sì, può essere. Questo è il padrone di casa. Devi chiedere prima il permesso a lui, al padrone di casa, e poi forse te fa entrare. Andiamo avanti, andiamo a vedere cos'altro c'è sta. Questa è lezione di origami. Ah, vedi, se vuoi imparare a fare gli origami, a fare il cigno volante, fai la lezione. La lezione del cigno volante, vedi, guarda quanta roba che fa, tanta roba, complimenti, e lui è il maestro. Poi andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è sta.
corso di cerimonia, prenotazioni, vedi? E ti fa le, e fai, impari a fare le cerimonie, così puoi sposare gli amici tuoi. No, proprio. E questo video salto. Ci sta. Filiera del riso. E loro battono le mani. Auguri! Battono le mani al riso. Poi questi sono i ventagli, ecco, vedi, sumi e pittura giapponese sui ventagli. Guarda, guardare questo fanno proprio loro, mi sa, eh? Non credo sia roba stampata, fanno proprio loro, che raga, guarda quanta bella roba che ci sta, bella, mi piace. E ovviamente nella zona giapponese non potevano mancare abbinati, cioè, ragazzi, tanto, questo è il gioco per guidare la metropolitana, la metro di Roma, e loro guidano la metro di Roma, vedi, se vuoi guidare anche tu la metro di Roma, vieni qua e impari a guidare la metro di Roma, vedi, poi ci sta fermata Super Busta, Colosseo, vedi, ok. Scusi, sono tutti altri cabinati e loro sono altre cosplayer, vabbè. E poi invece giochi ai tamburi, cioè, ragazzi, tutti i cabinati molto orientali, molto giapponesi, fighissimo. E giochi con i tamburi, bello, mi piace, raga, mi piace molto. Vediamo gli altri cabinati, vediamo, sono proprio belli, devo dire, sono molto molto belli. Questi anni 90, cabinetti anni 90, raga, se non ci avete mai giocato è la volta buona che potete venire qua e ci giocate. Pac-Man ovviamente non può non mancare, Pac-Man ovviamente, e ragazzi, guardate quanto sopra. Questo è Guitar Hero, è Guitar Hero, sì, Guitar Hero giapponese, mi piace, raga. Vediamo se Yafa, vediamo se Yafa ha suonato a Guitar Hero. Gitadora, no, non è Guitar Hero, è Gitadora, è la versione, è la versione giapponese. Ragazzi, se voi giocate a Guitar Hero, scrivetelo qua sotto nei commenti, perché potete venire qua e giocare anche voi a Guitar Hero. Ma andiamo avanti, cos'altro c'è in questo padiglione giapponese? Ci sta pure ovviamente giapponese, coreano, anche Squid Game, ovviamente non poteva mancare, ovviamente Squid Game con la bambolina, la bambola è loro che ti sparano un fronte se fai lo stronzo, se loro si fanno la foto e dopo vengono sparati in fronte, è stato bello. Poi vengo altro che sta, vediamo cos'altro c'è qua invece. C'è sta questo è sempre Squid Game reality, questa è la parte del reality con Squid Game dove c'è sta il a battaglia navale, te metti qua e giochi a battaglia navale, mi piace molto. Questo è l'angolo di Squid Game, ragazzi, vediamo cos'altro ci sta. E qua ci sta anche lui che è il manichino del corso, lo Squid Game, credo sia un manichino, sì, se no già mi mandava a fare il culo, quindi sì, bello, mi piace, ci sta, tiro la corda, tutte le parti, tutte le cose, mi piace molto. Davanti adesso invece la fontana coreana, che non ti metti qua, ti metti a fontanare, non lo so. E poi invece ti metti a ballare K-pop, credo, non lo so, raga. Ti metti a fare i balli di K-pop, sono loro sono quelli di K-pop, non è che balli tu, che balli tu. Sono loro i ballerini di K-pop, raga. Loro, questo bello, molto 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 bello. Andiamo a vedere cos'altro ci riserva questo padiglione del asiatico, sì, quel padiglione asiatico, esatto, il termine giusto, credo. E poi ci sta anche lui, vedete tutti.
E ci stanno anche i Game Boy, ragazzi, Game Boy. Voi l'avete mai avuto, ragazzi, Game Boy Color, Game Boy Color, Advance, PSP, tutto ci stanno, ragazzi. Scrivetelo nei commenti anche, c'è pure il Sega Mega Drive, ragazzi, molto 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 bello, diciamo. Se li avete avuti, scrivetelo qua sotto nei commenti. Ci stanno pure le katane. Ma andiamo a vedere cos'altro ci riserva questo padiglione asiatico, diciamo. Ci stanno i kimono, ragazzi, devo dire belli questi kimono. Te posso dire quel kimono di One Piece mi piace parecchio, devo dire. Andiamo avanti, qua ci stanno i neon, mo ci arriviamo anche a loro, arriviamo ai neon. E qua ci stanno pure i Chrome Kendama, vediamo ragazzi se voi lo sapete fare, no, non credo, lui è il campione mondiale di Chrome Kendama e poi c'è anche lui, però lui è proprio forte, raga, se lo sapete fare scrivetelo nei commenti, io di certo non lo so fare. Poi qua ci sono tutta, vedi, un'altra cosa inventata il Giappone, questa è la metro, questa è la nuova metro di 100 celle, con l'albero e la panchina, vedi, questo è il nuovo restyling, metro di 100 celle, proprio così, 100 celle su Augusta, vedi, questo è la metro, così, e qua arriverà la metro, proprio qua dentro la fiera di Roma, così sei già arrivato dentro, diciamo. Andiamo avanti, vediamo i gioielli, che sono questi gioielli, che sono? Raga, sono, non lo so cosa sono, però sono belli, non so, credo sia tipo portafortuna, questo è tipo portafortuna, i gattini, questi sono tipo portafortuna, ma dopo mi sa che uno regalo, e poi ci stanno pure i pugnali, beh, sono molto molto belli sti cosi, bello, mi piace. La giapponesina con la testa è molto figa, diciamo. Poi vediamo cos'altro ci riserva questo padiglione, poi tutti gli assaggi di snack giapponesi, per poi arrivare alla casetta degli ombrelli, la casetta degli ombrelli, credo, vabbè, qua ci stanno gli ombrelli e il palco, non so cosa possa servire, però è bello, vabbè. Show cooking, ah, vedi qua ci sta, vedi, ci sta, ma questo è MasterChef. Stanno a fare i gamberetti in tempura, vedi, non ho capito se sono gamberetti o pollo, credo sia pollo, sì. Bello bello, mi piace, mi sta a far venire fame, quindi andiamo da un'altra parte, perché se no mi mangio sto mondo e quell'altro. Oh, andiamo, questo abbiamo visto, questi sono i dolcetti, sono, credo siano dolcetti, sì. Mostra di cibo finto giapponese, vedi, questo è cibo finto giapponese, però pare molto reale, se non c'era scritto che era finto già lo sarei mangiato, però molto molto bello, diciamo. Poi qua stanno di nuovo i samurai, quindi sono i quattro samurai. Vedo che stai giocando sempre di più, da quando sei in Italia non fai che mangiare pizza, ma no, assolutamente è colpa di Hayabusa, ci ha inseguiti in questo, come hai infatti seguito in tutti in Italia, insiste, non importa, immaginavo che non ci avrebbe lasciati in pace, ma direi che Roma, così lontano dal Giappone, sia perfetta per ospitare la sua tomba. Ma lui è fortissimo,
Come facciamo a sconfiggerlo?